Bene, è stata la prima volta al Faberlab di Varese, abbiamo fatto il nostro primo consiglio regionale in esterna a Milano, abbiamo visitato questa bellissima struttura, abbiamo visto gli strumenti di Google per poter portare anche il nostro gruppo regionale a essere più digitalizzato, i nuovi strumenti per poter cercare di organizzare al meglio le nostre riunioni, i nostri eventi e cercare di essere un grande sistema come quella di Confartigianato regionale in Lombardia. Faberlab è utile perché è un momento di condivisione, un momento di confronto, si può veramente contaminare i nostri cervelli con le nuove tecnologie come le stampanti 3D piuttosto che, ma soprattutto perché forse l'ambiente così è anche un po' informale. Il sistema sicuramente scolastico si è un po' scollato ultimamente dai giovani imprenditori, quindi potrebbe essere un'opportunità per poter unire sia i giovani imprenditori con il mondo delle scuole e cercare di poter ridurre quel gap, avendo da entrambe le parti una contaminazione, forse dal mondo scolastico, dai giovani che sono smanettoni, per poter portare innovazione, diciamo inconsapevole, agli artigiani, giovani imprenditori, poter così trasmettere una cultura a questi ragazzi che a volte sono molto scollati dal mondo imprenditoriale, anche soltanto per fare un appuntamento, una riunione oppure a presentarsi in una certa maniera. Questo è il Faber Lab.